sussidiarietà e autonomia significa ricordarsi che l'Italia è quella dei piccoli comuni, dei borghi, delle aree interne. Intorno ai tavoli del piano casa, che non è un trattatello sociologico di come stavano meglio i nostri genitori, adesso c'è il disagio a Quartogiaro, a Tor Pignatara, abbiamo coinvolto anche i settori economici, banche, istituti di credito, i grandi proprietari che non sempre sfruttano come con l'attenzione condominiale di cooperative, penso Cassa Depositi e Prestiti, penso alle grandi casse e agli enti previdenziali, ai grandi proprietari, IMSS, INAIL, Enasarco, insomma a quelli che posseggono non alcune decine di unità, alcune decine di migliaia di unità immobiliari, per matchare il pubblico e il privato su parità di rispetto. Il mio obiettivo è di arrivare in Consiglio dei Ministri a ottobre con questo quadro per poi applicarlo entro l'anno. Quindi non più solo edilizia residenziale, ma sociale, perché ormai il target, il livello di bisogno, quello che era bisogno, ma non abbastanza bisogno, la fascia grigia. Noi stiamo lavorando al tavolo del piano casa per la via di mezzo, che non riesce ad andare sul privato, su immobiliare.it, vado e o compro o affitto. Però non ne ha abbastanza per fare il salto, però non è neanche abbastanza in difficoltà per rientrare nei canoni ISEE, i figli e le sventure per l'edilizia sociale, e si sta drammaticamente allargando la cosiddetta fascia media, e quindi lì noi stiamo cercando di ragionare come convogliare energie e fondi privati. Leggevo nella vostra nota anche il dibattito affitti brevi, affitti lunghi, overtourism. Io non sono per i divieti, io sono un liberale, quindi per quello che mi riguarda ognuno deve poter essere messo in condizioni di mettere a reddito il suo immobile, anche perché la casa in Italia penso che sia già abbastanza tassata. Ovviamente occorre trovare un equilibrio. È chiaro che se l'incasso dell'affitto a lungo termine è tassato in una certa maniera e soprattutto non ha certezze in caso di mancato pagamento, è chiaro che tutti si buttano nelle grandi città, e allora chi me lo fa fare di tenere fermo per 3 anni il mio immobile e poi se non mi pagano chissà cosa succede? Preferisco farlo di 3-4 giorni, però lì si trasformerebbe l'Italia in un grande parco giochi, che non è esattamente l'obiettivo che ha il mio ministero e il nostro governo.